Una promessa d'amore e di matrimonio diventa un terribile calvario per una donna marocchina raggirata da un connazionale. L'uomo, 29 anni, residente ad Ascoli, ha contattato la ragazza di 28 anni che risiede a San Benedetto con la sorella ed il cognato. Le ha promesso che se si fossero fidanzati, lui le avrebbe trovato un lavoro. Peccato che il lavoro in questione fosse quello più antico del mondo, la prostituta. La giovane è stata accompagnata dal presunto spasimante in un casolare di campagna dove in compagnia di un altro uomo l'hanno violentata per una settimana col tentativo di avviarla alla prostituzione. Lei è riuscita a fuggire ed è tornata dai parenti, dove però i due marocchini l'hanno rintracciata, convincendola ad incontrarsi tutti insieme per un chiarimento. L'incontro, avvenuto al porto, si è presto trasformato in una rissa. Il cognato della ragazza era armato di una chiave inglese con la quale ha ferito il complice del marocchino alla testa. Questi è stato curato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Poco dopo, nel nosocomio, si è presentata anche la 28enne per farsi medicare. Il presunto marito e truffatore l'ha seguita ed aggredita all'interno dell'ospedale, procurando le lesioni guaribili in 8 giorni. Poi ha tentato di scappare, ma grazie alla segnalazione della vittima è stato catturato pochi minuti dopo. Insieme al connazionale è stato rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. Davvero una brutta storia, specie per la giovane, che sperava in un matrimonio felice ed invece stava per finire come tante altre immigrate, costrette sulla strada ad una vita di stenti e dolore per pochi euro.